Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata di Belli e Protetti, la nostra rubrica dedicata alle recensioni di abbigliamento e accessori. Durante questi video parleremo di capi indossati nel corso delle nostre prove moto. Ecco perché in questo momento indosso un completo marchiato Tour con giacca Waypoint, pantalone Gibraltar e qui al mio fianco guanti TRP. Lo abbiamo provato in una duplice occasione, prima a Malaga con la BMW R1003 GS e poi nel sud della Francia con la Suzuki V-Strom 800 SE. Entrambe le volte in condizioni favorevoli, ma comunque con temperature molto variabili, il che ci ha permesso di metterli veramente alla prova. E allora, partiamo con la sigla, ma prima iscrivetevi al canale, commentate e ovviamente seguiteci sui nostri canali social Instagram e TikTok. Partiamo dalla giacca, la Waypoint, che devo dire ha uno stile classico, ma è anche un capo che si adatta a chi usa la moto tutto l'anno, sia in strada che in fuoristrada. La certificazione è EN17092-32020 con classe AA e le protezioni su spalle e gomiti sfruttano la tecnologia di livello 2 EasyFlex, molto confortevole quando indossata. In più c'è un'accessibile tasca per il paraschiena interno e svariate zone riflettenti ad alta visibilità. Il tessuto esterno è in Polystrong 600D, un materiale che ne permette l'utilizzo anche in condizioni di pioggia leggera. Come anticipato però si tratta di una giacca a 4 stagioni, quindi per migliorare il comfort a tutte le temperature sono presenti anche delle pratiche ed efficaci prese d'aria, 4 qui davanti, 2 sulle spalle e altre 2 sulla schiena per l'uscita dell'aria. Per le stagioni più fredde invece passiamo agli strati interni. Non uno, ma ben 2 strati facilmente rimovibili con accessibili clip per adattarsi ad ogni esigenza. La membrana staccabile HydroScud, impermeabile e traspirante, è ideale durante le mezze stagioni e per l'inverno può essere integrata o, grazie al sistema modulare, anche sostituita con un'ulteriore imbottitura termica. Il dettaglio interessante è che su ognuno di questi strati è presente almeno una tasca interna e/o un portacellulare. La vestibilità è molto buona e ci sono diverse regolazioni su vita e braccia per cucirsela addosso. L'inserto soft per il collo inoltre è confortevole e la chiusura micrometrica è pratica. Spaziose invece le tasche, quella posteriore è molto utile per ospitare una tuta da bagnato, mentre quelle frontali, oltre ad essere accessibili anche con il guanto da moto, possono contenere anche un portafoglio, in più ovviamente le classiche chiavi di casa. Il pantalone Gibraltar condivide con la giacca i tessuti esterni in Polystrong 600D e le protezioni EasyFlex di livello 1 sulle anche e di livello 2 sulle ginocchia, dove tra l'altro sono presenti anche degli inserti elasticizzati qui davanti e dietro. Dotato di certificazione AA e pensato per tutte e 4 le stagioni, questo capo ha una membrana impermeabile, traspirante e removibile, ideale in caso di pioggia leggera. Esternamente ci sono 2 tasche davanti, un po' nascoste, zone riflettenti ad alta visibilità e prese d'aria modulabili, una enorme sulla coscia e una supplementare sulla tibia. In sella devo dire che sono molto confortevole, in più ci sono anche regolazioni sulla vita e in basso ad altezza caviglie per adattarsi veramente ad ogni genere di taglia ed essere soprattutto veramente molto in ordine con ogni tipo di stivale, che sia più stradale o fuoristradistico. Inoltre c'è anche la zip per la connessione dei pantaloni e alla giacca, ma il dettaglio che più mi piace è il supporto per le bretelle, molto comodi se appunto non si sfrutta la zip. Arriviamo ai guanti Tour TRP, ideali in autunno e in primavera quando inizia a fare un po' freschino, ma non è più il momento dei guantini leggeri. Grazie alla membrana fissa interna HydroScud, questo prodotto è impermeabile, ma l'esterno in rete 3D Mesh garantisce ventilazione, sicurezza e vestibilità,
ottimizzata anche dagli inserti elastici sulle dita. Sul fronte della sicurezza, il palmo ha rinforzi in pelle. Le protezioni sulle nocche sono in poliuretano termoformato, mentre quelle sul palmo e sulle dita in poliuretano termoplastico. Sull'indice invece c'è un materiale compatibile con i touchscreen. Una volta indossati, devo dire che sono molto confortevoli e tra l'altro restituiscono anche un buon feeling sulla manopola e sui comandi dei blocchetti. Inoltre evidenzio anche la presenza del cinturino antisfilamento, importantissimo per la sicurezza, e del profilo lungo, che si adatta ad ogni genere di manica. Dettaglio, devo dire, molto importante per evitare che entri quel maledetto spiffero di aria fredda da qui. Questi capi sono ideali per l'adventuring, ma devo dire che si prestano anche molto bene per un utilizzo quotidiano, a conferma della versatilità di questi tre prodotti. La giacca Waypoint ha un prezzo di 349,99 euro ed è disponibile in due tinte, questo Sand Dark Grey oppure un elegante Grey Light Grey. Quest'ultimo colore si intona bene con il Black Light Grey dei pantaloni Gibraltar, che però voi avete visto in nero, a listino ad un prezzo di 249,99 euro. Doppia colorazione anche per i guanti TRP. Questa in video è un full black con inserti in giallo fluo. Prezzo 99,99 euro. Spero che questo video di Belli e Protetti vi sia piaciuto e se avete delle domande scrivetecele nei commenti. Noi invece ci vediamo al prossimo servizio sempre qui sul canale YouTube di Insella e ovviamente anche sui nostri social Instagram e TikTok.